vision on the Tooling Country Road. Lord, I pray, let them be saved. Traduttore di tanti dei suoi testi e curatore del Meridiano Mondadori, è uno dei più grandi conoscitori di John Fante. Quando l'hai letto per la prima volta, cos'è che ti ha fatto innamorare di lui? Beh, come molti della mia generazione, io l'ho letto relativamente tardi, l'ho letto nell'82 quando uscì Chiedi alla polvere nell'edizione Sugarco con la prefazione di Charles Bukowski. E poi il caso volle che pochissimo tempo dopo Pier Vittorio Tondelli, che dirigeva una collanina di Mondadori che si chiamava L'Ottagono, chiese a me di tradurre per quella collanina Sogni di Bunker Hill. E diciamo, caddi dentro John Fante e non mi sono ripreso mai più. Che cos'è che l'ha colpita? Beh, mi ha colpito il fatto che... è curioso dirlo, ma insomma in qualche modo io mi ritrovavo in John Fante, perché io sono figlio di meridionali e sono cresciuto però nel nord, sono cresciuto tra Veneto e Friuli perché papà era militare, quindi difendevamo il confine orientale della patria negli anni della guerra fredda, e dunque ho vissuto un po' questa scissione che ritrovavo nelle storie di Bandini, no? In casa i miei a volte parlavano in dialetto napoletano, e io quindi vivevo in casa questa identità, diciamo, meridionale, e ovviamente però all'esterno, a scuola, i miei amici, eccetera, era un altro mondo, insomma, era un mondo settentrionale, anche se all'epoca non c'era questo stacco così forte come da quando è venuta fuori la Lega, insomma, questo stacco si è avvertito di più. Prima c'era la Democrazia Cristiana che riusciva a conciliare le parti. A conciliare tutte le parti, e quindi non si avvertiva questa differenza. Però ecco, mi sentivo in qualche modo, sia pure un emigrante interno, non certo transoceanico, ma però ecco, sentivo che nella figura del padre di Bandini c'era un po' mio padre, insomma, anche lui era burbero, aveva questi modi meridionali, aveva, no, certe piccole ossessioni, per esempio gli piaceva che andassimo a messa, anche se lui magari ci passava solo di rado. Il dio di mio padre, appunto. Sì, 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 e questo era tutto sommato molto bello, era ritrovare un clima familiare per me, ecco. Una cosa curiosa di John Fante è che lo amiamo ora molto di più di quanto sia stato amato nel momento in cui i romanzi uscivano. È vero, perché io credo che sia verissima la cosa che ha scritto una volta Sandro Veronesi, no? Questo fatto della condizione perennemente giovanile di John Fante, no? Ogni libro è come se ricominciasse da capo e racconta pulsioni adolescenziali oppure della prima giovinezza, e questo fa sì che generazioni successive lo amino e si ritrovino in lui, insomma, per tante cose, no? Non soltanto questo fatto che colpì me quella volta, insomma, ma anche appunto proprio forever young, insomma, in qualche modo. E se tu leggi appunto La strada per Los Angeles, per esempio, no? Ci trovi dentro tutte queste ruvidezze dell'adolescenza, no? Le trovi in maniera così semplice, così aperta, così spiegate perfettamente, insomma, no? Così come trovi il conflitto con i genitori, che è un'altra cosa così tipica. Insomma, questo secondo me è la chiave del suo successo, che continua e che continua a essere strabiliante per certi versi. Credo che ogni anno l'Einaudi venda l'un per l'altro 10.000 copie dei romanzi di John Fante, che per l'Italia si tratta di numeri pazzeschi, insomma. Sconvolgente l'esempio di Bunker Hill, dei sogni di Bunker Hill, che ha scritto sempre tornando a quell'Arturo Bandini. Esatto, in punto di morte, praticamente dettato nelle condizioni che sappiamo, in cui, ecco, abbiamo persino delle registrazioni di quel momento in cui lui dettava alla moglie queste cose, e lì è proprio un vecchio che poi non era neanche tanto vecchio, però insomma ripescava proprio dal profondo di una memoria giovane, una memoria giovane, la giovinezza non è mai finita in qualche modo, nemmeno nel momento in cui lui è diventato
genitore a sua volta, no? Di quei figli spesso incontrollabili, come sono raccontati in My Dog Stupid, insomma, ecco. Una delle cose che a me ha sempre affascinato di John Fante è invece il fatto dell'insoddisfazione. John Fante e i suoi personaggi sono insoddisfatti, siamo a rapporto col cinema. Potrebbe essere che forse quello che più aggrada ai lettori sia proprio questa insoddisfazione che è insita nell'uomo, quindi forse l'aspetto più universale di questo autore. Mi ci fai pensare adesso. Io penso che quella cosa sia stata, più che insoddisfazione la chiamerei inquietudine, no? E penso che a lui sia derivata dalla folgorante, lui è rimasto fulminato dalla lettura di Fame di Hamsun. E se hai presente quel romanzo, quel breve romanzo, lì c'è un personaggio che è quasi borderline, è quasi un matto in sostanza, ed è un matto che assomiglia moltissimo a quello della strada per Los Angeles e a quello di Chiedi alla polvere in sostanza, no? A quel Bandini lì, cioè inquieto. E una volta, come scritto nella canzone che per me è l'atto di nascita della musica rock, 1965, My Generation degli Who, a un certo punto ci sono due versi che dicono non so quello che voglio, ma so che lo sto cercando, insomma, no? Ecco, lì praticamente è la stessa cosa, lui non sa, tra l'altro è ignorantissimo, però si dà un sacco di arie, no? Questo personaggio non sa quasi nulla della vita, del mondo, della cultura, della letteratura, però cavolo, ci si impegna a fondo, non lo so, lotta, scalcia ed è questa inquietudine, ecco, è come se tutta l'opera di John Fante fosse un romanzo di formazione dove però il coming of age, il passaggio, non arriva mai in sostanza, e questa è bellissima, insomma. Come mai è amato più in Italia che negli Stati Uniti e nel resto del mondo? Beh, il paese in cui in assoluto è più amato è la Francia. Poi ci siamo noi, ci sono i paesi scandinavi, l'Olanda, un po' la Germania. E in America da qualche anno, diciamo, è entrato nel mainstream, no? Da quando gli hanno dedicato la piazza a Los Angeles, da quando è uscita la biografia di Steven Cooper, è uscito un Reader di John Fante, dunque è come se fosse un meridiano Fante anche per gli Stati Uniti d'America. Diciamo che non è un autore che per il pubblico statunitense è altrettanto noto dei suoi contemporanei, che ne so, da Hemingway a Faulkner ad altri, però insomma è uno che sta lì, il cui valore è accertato. Per noi, beh, noi lo sentiamo come uno di famiglia, insomma, perché c'è un sacco di Italia, no? Anche se lui dell'Italia non sapeva praticamente nulla. Poi è uno che quando parla di Torricella Peligna lo scrive sbagliato, insomma, scrive Torcelli, no? Perché ne dà una grafia che interpreta la pronuncia dialettale della famiglia, in sostanza. Le lettere dall'Italia mostrano una persona entusiasta e curiosissima del nostro paese, ma che in realtà non sa quasi nulla dell'Italia. E questa sfasatura è una cosa che ci piace molto, insomma. Lo sentiamo come uno dei nostri, in sostanza, come uno zio d'America, come un cugino d'America, insomma. Ed è bello, insomma, perché poi, sai, la fortuna italiana, la nuova, l'ultima fortuna, quella che comincia negli anni Ottanta, italiana, di John Fante, coincide con la riscoperta della produzione letteraria dell'emigrazione italiana, che è vastissima, no? Non solo negli Stati Uniti, ma anche in Sud America, in Australia e altrove. E anche da questo punto di vista John Fante è stato un apripista, perché ci ha ricordato che fuori dai confini dell'Italia esiste un'Italia ben più grande della nostra, della quale troppo spesso ci dimentichiamo, insomma, ecco. On the tooling country road, Lord, I pray, let them be saved.